Benedetto, venite. Venite, venite. Scrivete a Leonardo da Vinci e rammentategli che sono impaziente di avere notizie del dipinto. E nel frattempo sarei gratissima che mi mandasse un Cristo giovinetto. E riferite a nome nostro di metterlo subito in stampa. Vostra signoria, è appena arrivata una missiva del Duca Federico. Dunque? Da oggi... Che cosa parlate? Da oggi stesso venite estromessa da ogni potere di governo. Che cosa? A partire da oggi stesso vi sarà vietato ogni contatto e corrispondenza di natura politica. Non potrete più prendere decisioni e entro breve verrete trasferita dal castello agli appartamenti. Vostra signoria, quel grande palazzo fatto costruire da vostro figlio sull'isola. Quale palazzo? Palazzo te, vostra signoria. Dicono che lui e Isabella Boschetti vivano lì. Fate preparare una carrozza. Ma vostra signoria, non siete stata invitata a presentarvi a quest'ora del dì sola? Come desiderate, vostra signoria. Vi prego, fate attenzione. Potete andare. Basta. Mio figlio è sposato con la principessa Margherita Paleologo. Voi siete solo uno dei suoi tanti passatempi. Fuori da questo palazzo voi non esistete. Vi sbagliate. Io esisto e come. E ho anche dato alla luce il nostro primogenito, Alessandro. E sono certa che l'imperatore presto lo riconoscerà come legittimo. E anch'io sarò riconosciuta. La sua, Isabella. Vostra signoria, reggetevi a me, coraggio. Benedetto. Siete ferita. Io ho voluto che sposasse la principessa Margherita. L'ho fatto per lui, ho fatto tutto solo per lui. Perché è il mio puttone, perché io lo amo. Ma certo, e sono convinto che anche lui vi ama. Oh, quante lotte, quante preghiere, Benedetto, ti ricordi? Sono state battaglie solo mie. Ho perso, Benedetto. Ho perso tutto. Ho perso mio figlio. Ma che cosa dite? Voi non vi rendete conto di che cosa avete fatto? Noi tutti vi siamo debitori. Quello che oggi è il Duca lo deve a voi. Quello che oggi è Mantova lo dobbiamo solo a voi. Siete già nella storia. C'è stato un tempo in cui ho pensato davvero di essere amata. Vostra signoria, tutti vi amano. No, Benedetto. La verità è che io sto morendo e sono qui sola. Forza, venite. Là c'è la vostra carrozza. Andate. Ma... Vostra signoria, è buio. Vi ho detto di andare. Promettetemi una cosa. Che direte a mio figlio di non smettere mai di sorprendersi della bellezza. Anche quando sarà vecchio. Ve lo prometto.
Vostra Signoria, rientriamo a corte. E domani organizzeremo un bel ricevimento con tutti i vostri amici, con il Duca e la principessa Margherita. Sì, è una bellissima idea.